Noi dobbiamo, come dire, portare dentro il partito delle esperienze diverse e dimostrare che non è vero che o si fa come dicono loro oppure non c'è il partito. Si può fare anche in un altro modo e si può mobilitare forse anche di più le persone, si possono raggiungere dei grandi risultati. Se Matteo si candida, perché non scioglie la riserva? Non scioglie la riserva giustamente perché, come dicevo prima, l'altra volta siamo stati fregati dalle regole. E quindi io ho la sensazione, se lo posso conoscere, però la sensazione, quindi, che lui si candida comunque. Però in cui giustamente lui dice, come dice l'hashtag Guglielmo, fissa la data, e una volta che è fissata la data io vi dico cosa faccio. Io non voglio farvi fare le tattiche sulla base di quello che faccio io. Naturalmente loro le stanno facendo lo stesso, perché quello che veniva detto sui congressi regionali e provinciali sono evidentemente delle tattiche per cercare di imbrigliare Matteo, perché ormai hanno capito che anche fra gli iscritti Matteo sarà è in questo momento la persona più gradita. Io credo, per come lo conosco, se Matteo fa il segretario nazionale non c'è segretario regionale che tenga, se lo conosco bene e se fa come ha sempre fatto. Loro di questo hanno molta paura e cercano di imbrigliarlo. Sentirete che possono votare solo gli iscritti alla data dell'11 settembre 98, sentirete che possono votare quelli che sono stati prima iscritti ad altri partiti che non fossero, però di tutto, sentirete tre date per i congressi, una domenica per il provinciale, una domenica per il regionale, una domenica per il primario. Non spaventatevi, lo dico anche a chi... Lo dico anche a chi si chiede: ma come possiamo fare per tradurre nei congressi provinciali la spinta delle primarie, delle idee? Il partito non lo cambieremo nei giorni precedenti al congresso, cominceremo a cambiarlo candidandoci, ripensandolo, ma lo cominceremo a cambiare dal giorno dopo. Sapete, noi nella commissione che sta studiando le regole e i tempi, che un po' porta le nostre istanze, ce n'è uno su 15, quindi è evidente che sarà una grande fatica, ed è anche per questo che prima vi ho detto con una certa violenza verbale: o ci danno una data o c'è un appuntamento. E io non sono preoccupato delle regole, perché questo loro modo di presidiare un fortino e di non aprirlo, di non metterlo in disponibilità, di non arricchirlo, di non trafficarlo, per usare il termine della parabola dei talenti, no? Hanno questi tre denari, se li tengono lì al caldo. Beh, è visibile, eh? Ormai se facessimo anche solo le primarie tra solo gli iscritti al PD, Matteo Renzi le vince anche tra solo gli iscritti al PD, perché la misura è colma, perché così si perda, non c'è più bisogno di provarlo, di scriverlo, di mostrarlo, è già accaduto. E da questo punto di vista noi dobbiamo essere, insomma, consapevoli che ci aspetta un lavoro difficile, ma che ci aspetta anche un lavoro che è destinato a cambiare, io penso, le sorti del Partito Democratico e del Paese. Non abbiamo preso la barchetta finora e non abbiamo fatto altre cose, perché la politica è una cosa seria, e questo progetto, prima di abbandonarlo, di buttarlo a mare, bisogna fare questo ultimo grande tentativo. Io penso che oggi le condizioni ci siano. Dopodiché, guardate, l'esperienza delle primarie dei comitati, chi li ha tenuti in vita, chi ha fatto le associazioni, chi ha fatto i blog, ci siamo tenuti in allenamento, per usare un termine alla Tecnogym che vedo rappresentata, ci siamo tenuti in forma, no? E ci siamo tenuti pronti alla corsa. Va tutto bene, adesso la corsa ci sarà. Anche perché, ripeto, penso che siamo di fronte alla settimana conclusiva, il tema delle regole non è chiuso, le modalità con cui si potrà partecipare. Ma secondo voi lo regge il Partito Democratico l'idea che si va a votare dando 10 euro? Lo regge il Partito Democratico l'idea che prima solo gli iscritti, poi aperte, poi a metà, poi l'albo degli elettori, poi l'albo degli aderenti? Cioè, tutto questo toglie credibilità al progetto e darà fiato, penso, a chi si candiderà per cambiarlo profondamente. Anche perché non facciamo lo stesso errore che fanno loro, lo dico anche alle preoccupazioni che avete espresso, avete chiesto di regole, di candidature, di tempi, di iscritti. Guardiamo al paese, candidiamoci restituendo all'Italia
che abbiamo chiaro cosa fare per le prospettive del nostro paese, per i ragazzi che cercano un'occupazione, per le famiglie che non ce la fanno, per i comuni che non riescono a chiudere bilanci, perché ci siamo fatti rubare le parole libertà, le parole federalismo, le parole territorio. Ragazzi, noi siamo in una profonda crisi di identità, non è solo un problema di numeri, di iscritti, di albi, di nomi e di cognomi. Se io facessi un giro, quali sono le tre idee forti del PD? Intanto dite tre cose diverse e qualcuno non arriva a tre. Allora noi di questo abbiamo bisogno, che sia un congresso in cui parliamo di come si sostiene il rilancio di questo paese, delle partite IVA, dei liberi professionisti, di questa rappresentanza che non esiste più, di questi lavoratori che hanno un sindacato che prima che rappresentare i lavoratori rappresenta le proprie istanze,